Prima di attraversare l'oceano per tastare il polso alla musica New Age americana, diamo un rapido sguardo alle esperienze europee. Un contributo di rilevante interesse è quello offerto dai Quiet Force, un gruppo belga capitanato dall'ottimo Steven Totenberg. Quiet Force riescono a modulare le esigenze più tipicamente New Age all'interno di un vocabolario espressivo realmente cosmopolita, dove si realizzano senza mai scontrarsi gli idiomi più apparentemente distanti del pop, della fusion, della world music e altro ancora. Thank you.
Se sul versante europeo, dunque, la New Age trova terreno fertile, soprattutto in un approccio elettronico, dall'altra parte dell'oceano i nuovi suoni sembrano attecchire meglio sulle sonorità acustiche della tradizione folk. Il patrimonio culturale della New Age, infatti, viene qui coltivato e messo a frutto dagli ambienti naturisti e non violenti. In un mondo che si avvia alla tanto profetizzata età dell'acquario, con le sue caratteristiche di pace, armonia, ritorno alla natura e via discorrendo, non può mancare certo una musica che rispecchi questi valori ed anzi li induca, se così si può dire, proponendoli come una valida alternativa al nonsense quotidiano del più sfrenato consumismo industriale made in USA. Tant'è che nella sconfinata California l'etichetta New Age appare come marca di prodotti alimentari naturali e biologici. Thank you.
Pur non recuperando necessariamente gli strumenti acustici e le tradizioni folk, questa musica sa come non inaridirsi nella tecnologica ripetizione di note e suoni perfetti. Al contrario, rilancia uno degli aspetti fondamentali per i quali è nata la musica presso ogni popolo: la comunicazione con una sfera dell'esistenza in cui le dinamiche di percezione sfuggono alla meccanicità della vita quotidiana. Quel mondo più raffinatamente emozionale che permette la realizzazione e la comprensione dei più profondi linguaggi artistici.
Succede che quando la qualità si cristallizza in uno stile, la spontaneità va morendo. E la musica è qualità, non moda. Così, a parte poche eccezioni, il panorama americano non contribuisce affatto a cercare di definire questo travagliato termine della New Age. Da un lato è certo che un rinnovamento si sta facendo strada tra tanta insolenza pseudo-artistica, ma è pur vero che la New Age per molti è diventata soltanto un altro strumento per tentare di condurre una vita più che agiata. Thank you.
A parte tutto, ci auguriamo che la musica continui sempre a dare nuove emozioni e che le etichette continuino ad inseguire i nuovi slanci creativi. Gilberto Quattrocchio e Patrizia Brodan vi ringraziano per l'ascolto.